chiamo Liliana Sorrentino, sono precaria da 7 anni e insegno disegno e storia del costume. Ho cambiato 5 scuole e attualmente mi trovo a Napoli. Sono laureata in design industriale per la moda e specializzata nel settore del fashion design e ho conseguito, oltre alla laurea, 3 master e un altro lo conseguirò l'anno prossimo per il perfezionamento. I docenti precari che lavorano regolarmente nelle nostre scuole sono più di 100.000. Con la loro presenza garantiscono il regolare funzionamento di tutte le attività didattiche. Salve, mi chiamo Stefania Bronzuto, sono laureata in architettura e abilitata per l'insegnamento per l'ambito 1, ovvero disegno e storia dell'arte alle scuole superiori ed arte e immagine alle scuole medie. Mi sono abilitata col concorso del 2000, quindi sono precaria oramai da 13 anni. Nel frattempo ho conseguito 3 master e 2 diplomi di perfezionamento e nel corso di questi 13 anni di precariato ho cambiato circa 10 scuole, un anno, precisamente l'anno scorso ho lavorato addirittura su 3 scuole contemporaneamente. Ma questo, diciamo, è uno svantaggio che colpisce non solo noi docenti precari e non, perché questa è una situazione che adesso riguarda anche i colleghi di ruolo, ma soprattutto gli alunni che non possono più godere della continuità didattica e si trovano in un anno, nello stesso anno o da un anno all'altro a cambiare continuamente docente con ripercussioni sul loro rendimento scolastico. Senza di loro non sarebbe possibile svolgere gli esami o andare in gita scolastica. Sono Anna Napoli. Insegno all'Istituto Tecnico Nitti di Portici, sono laureata in agraria, sono abilitata in scienze classe 060 e ho conseguito il titolo di sostegno. Sono precaria da 10 anni e ho cambiato ben 6 scuole. La normativa europea prevede che il contratto a tempo determinato debba essere un'eccezione. Per noi è una regola. Mi chiamo Cinzia Di Martino, mi sono laureata nel 90 in giurisprudenza e ho conseguito con il concorso del 90 l'abilitazione in discipline giuridiche ed economiche e in psicologia sociale e pubbliche relazioni. Poi ho conseguito con l'abilitazione riservata del 99 l'abilitazione in filosofia, psicologia e scienze dell'educazione. Lavoro come precaria nella scuola secondaria superiore dal 1996-97, quindi sono 16 anni e ho cambiato nel corso della mia carriera una 30ina di scuole perché ogni anno lavoro anche su 2 scuole, a volte anche 3. Rendiamo meno precaria la nostra scuola, assumiamoli. Autorizzazione ministeriale richiesta, aspettiamo risposta.